Pescara partito bene, con il gol, con la pressione che diceva lei in conferenza ieri, l'aggressività, non ha fatto il 2-0, poi è scomparso il Pescara. Perché? Sarà per la preparazione che non siamo riusciti a fare durante questa pausa, e sarà anche perché non siamo tranquilli di testa, noi non riusciamo a giocare quello che vorremmo e non giocando niente poi è difficile fare risultati. Il Pescara pure aveva partito bene con i concetti giusti, recuperava il pallone, innescava l'attaccante, poi è successo quello che ha detto ieri lei in conferenza: se il Pescara non è aggressivo la Juventus ci asfalta, aveva detto ieri, ci fa neri con le sue qualità, lo ha fatto? Perché loro hanno più qualità sicuramente, tecnicamente sono più bravi, noi abbiamo perso tanti palloni senza motivo, quindi non siamo riusciti a trovare il nostro gioco. E senza giocare è difficile vincere. Preoccupato? Sono preoccupato ora, noi abbiamo fatto bene finora, abbiamo fatto 5 risultati positivi di fila in campionato, però se la pausa ci ha fatto più male che bene, invece di recuperare forze e fisiche e mentali, abbiamo perso tutte e due. I due centrali difensivi di Piede Mancino su determinate situazioni non bene. Hanno cominciato bene, nel senso che erano attivi, poi hanno perso dei riferimenti, anche lì terzo gol io non me lo spiego come l'abbiamo preso. Poi due palle su calcio d'angolo ci stanno, perché su calcio d'angolo con le nostre altezze soffriamo sempre e soffriremo sempre. Chiederà qualcosa al mercato? Ieri ha detto di no dopo questa partita? Ma dopo questa partita non è per una partita, è un giocatore. Io oggi li cambiavo tutti, ma non si può. Anche Cuppone? Anche Cuppone. Cuppone corre, ma non si sa dove e perché. Insomma. Massimo Profeta, domanda per Zeman. No, io volevo solo chiedere al mister, perché insomma il terzo gol, l'atteggiamento è stato troppo passivo sulla fascia. Moruzzi ha lasciato insomma crossare troppo facilmente come Nenzia, poi Guerra che è riuscito a bruciare i difensori centrali del Pescara, e poi insomma anche il calcio d'angolo, lei ha detto non siamo giganti dietro, però Guerra non mi sembra un armadio come giocatore, no? Anche Guerra che vi ha fatto soffrire, dice Massimo, che ha raccontato il terzo gol, eppure Guerra, lei dice non siamo grandi da calcio d'angolo, ma neanche Guerra è così grande, non è un armadio, dice Massimo. Vabbè, sono gli spazi che lasciamo a disposizione, ripeto, noi abbiamo le nostre posizioni su calcio d'angolo, vabbè, prima l'ha rinviato Plizzari di pugno, secondo però direttamente, noi dobbiamo vedere dove sono dei riferimenti e non ci siamo. L'ultima, Zeman, i tifosi hanno fischiato la squadra alla fine. I tifosi fischiano sempre quando perdiamo, io non mi aspetto applausi. La squadra ci ha provato, primo tempo penso che ha cercato di fare, ma non ha mai fatto in modo logico, nel senso giocando con cervello.